volume 18, il 5 novembre del 25. Geni dello Spirito Santo nei Sacramenti, titoletto, ricambio d'amore dell'anima. Stavo secondo il mio solito fondendomi nel santo volere divino, e mentre, per quanto era a me possibile, cercavo di ricambiare col mio piccolo amore il mio Gesù per tutto ciò che ha fatto nella redenzione, il mio amabile e dolce amore Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, con il tuo volo nella mia volontà giungi in tutti i sacramenti da me istituiti, scendi nel fondo di essi per darmi il tuo piccolo ricambio d'amore. Oh, quante mie lacrime segrete vi troverai, quanti sospiri amari, quanti gemiti soffocati dello Spirito Santo. Il suo gemito è continuo alle tante disillusioni del nostro amore. I sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra, in mezzo ai figli miei. Ma, ahimè, quanti dolori. Perciò sento la necessità del tuo piccolo amore. Sarà piccolo, ma la mia volontà me lo farà grande. Il mio amore non tollera, per chi deve vivere nella mia volontà, che non si associ ai miei dolori e che non mi dia il suo piccolo ricambio d'amore per tutto ciò che ho fatto e soffro. Perciò, figlia mia, vedi come geme il mio amore nei sacramenti. Se vedo battezzare il neonato, piango di dolore, perché mentre col battesimo gli restituisco l'innocenza, ritrovo di nuovo il figlio mio, gli restituisco i diritti perduti sulla creazione, gli sorrido d'amore e compiacenza, gli metto in fuga il nemico affinché non abbia più diritto su di lui. Lo affido agli angeli, tutto il cielo gli fa festa, ma subito il sorriso mi si cambia in dolore, la festa in lutto. Vedo che quel battezzato sarà un mio nemico, un novello Adamo, forse pure un'anima perduta. Oh, come geme il mio amore in ogni battesimo, specie poi se si aggiunge che il ministro che battezza non lo fa con quel rispetto, dignità e decoro che si conviene ad un sacramento che contiene la nuova rigenerazione. Ah, e molte volte si sta più attento ad una bagatella o ad una scena qualsiasi, a tutta la coreografia esterna, no? Che ad amministrare un sacramento, sicché il mio amore si sente pungere dal battezzante e dal battezzato e geme con gemiti inenarrabili. Non vorresti tu dunque darmi per ogni battesimo un ricambio d'amore, un gemito amoroso, per far compagnia ai miei gemiti dolenti? Perché dal battezzato, se noi pensiamo che è un bambino piccolo? Il padrino, no? Chi è il padrino? No, non è un battezzato, ci sono i suoi rappresentanti. Il padrino gli fa che non è il bambino, fai avanti con la famiglia, che poi dopo ci Gesù dice dal battezzato, perché dice so che magari sarà un mio nemico, un novello Adamo, e forse pure un'anima perduta. Quindi Gesù già sa esattamente, anche se ogni anima è libera, che quali saranno le scelte del futuro battezzato, ma non per questo non dà tutto se stesso e tutti i doni a quel battezzato. Per questo dice dal battezzante, nel caso della, diciamo, della come diceva Carla, la coreografia, e dal battezzato, sapendo che cosa verrà fuori quel battezzato e come quel battezzato risponderà nelle varie circostanze della vita alla grazia di Dio che lo rincorre o la rincorre. Grazie. Nel battesimo, grazie a te. Il Signore non lo può salvare sapendo che come farà nel futuro di lingua in questo senso. Ci ha creati lì, è questo proprio il mistero, no? Dell'anima che decide di perdersi. Anche Giuda, Gesù, prima ancora che lo chiamasse, anzi
E nel caso di Giuda era lui che insistette, che voleva essere tra il numero degli apostoli, si presentò la prima, la seconda e la terza volta. E Gesù quasi quasi lo voleva dissuadere, perché sapeva che quello sarebbe stata, gli avrebbe giocato lo brutto scherzo della sua superbia. Ma a un certo punto Gesù non potette, perché nella ineluttabilità dice: se non è lui sarà un altro. E quindi, anche se Gesù sapeva quale sarebbe stata la fine di la scelta di Giuda, lui lo amò più di ogni altro apostolo, gli stette appresso, incoraggiava gli altri apostoli ad avere maggiore carità contro di lui, anche se loro magari a volte lo criticavano. E quindi Gesù si è sviscerato fino all'ultimo, fino all'ultima cena, e le ha provate di tutti i colori, con gli ammonimenti, mettendosi quasi in ginocchio davanti a Giuda, pregandolo di non perdersi, pregandolo di rientrare in se stesso, con i doni, mettendogli sua madre intorno, con la severità, con la preghiera, con la penitenza, con le pene più atroci. Di tutto ha fatto, non ha lasciato niente di intentato, e anche se lui sapeva e quasi voleva ignorarlo, quasi voleva dire: padre, io voglio credere che lui si vuol salvare, anche se lui sapeva che non si sarebbe salvato. È come Gesù vuole quasi ignorare questa sua conoscenza divina, e questo lo fa ovviamente per ogni anima, per ogni battezzato, pur sapendo che quali sono le scelte di ognuno. Lui non lascia niente di non fatto e di intentato, perché appunto l'amore e la divina volontà sono così: danno tutto a tutti, non si negano a nessuno, perché non debbano mai rimproverarsi a dire: io non ho fatto, non ho dato tutto per quell'anima, pur sapendo quale sarà la scelta di quell'anima. E questo appunto è la causa del dolore di Gesù. Noi non lo sappiamo il futuro, ma egli lo conosce, pur nella nostra libertà. Noi viviamo la nostra libertà in ogni circostanza, in ogni momento, in ogni atto sequenziale della nostra vita, e Gesù sa già quali saranno le nostre scelte, ci viene a rincorrere, ci viene a anticipare, ci viene a correggere in tutti i modi possibili, immaginabili e inimmaginabili. E questo è il caso di ogni battezzato, questo è il caso di Giuda, e questo è il caso di ciascuno di noi. Allora, facciamo così. No, è bello quello che stai dicendo, Grazia. Però, ecco, questo diventa sempre un argomento di discussione quasi, quasi sterile. Però, come dire, dice: io l'ho visto con i miei occhi. Io ho visto una persona, un ragazzo, che non aveva ancora, correggimi se sbaglio, non aveva ricevuto il battesimo sacramentale, non l'aveva ricevuto ancora, però aveva le conoscenze, aveva la disposizione, aveva il desiderio e la volontà di vivere nella divina volontà, correggimi se sbaglio. Ci viveva, non è che c'è già il dono. Ci viveva. E allora, facciamo così, non mettiamo le manette a Dio. E quello è Dio, ma che pensi che tu fai il freno al Signore? Ma lui che deve fare? No, infatti, ecco, dobbiamo essere prudenti, ma anche adorare la divina volontà. Allora, perché dobbiamo essere prudenti? Perché non possiamo, i figli della divina, se noi parliamo, diciamo per esempio, tra di noi ce le possiamo dire queste cose, facciamo così, però al di fuori, tra diciamo chi non ha ancora la conoscenza, è molto quasi imprudente dire, diciamo, però noi sappiamo benissimo che ogni sacramento è contenuto nella divina volontà, e la divina volontà è il sacramento dei sacramenti. Ora, sicuramente questo ragazzo, avendo ricevuto per miracolo di Dio, per sua disposizione, per le circostanze, il dono, volendo vivere in Dio e nella sua grazia, la prima cosa che questo ragazzo fa, se la sua conversione è autentica, è quella di voler ricevere il battesimo sacramentale. Allora, in lui sicuramente c'è questa volontà. Allora possiamo dire, nella circostanza, nel lasso di tempo in cui questo ragazzo non lo può ancora ricevere per circostanze di tempo e di spazio,
Ma sicuramente può vivere nella divina volontà. Questo non vuol dire che la divina volontà vuole prescindere dai sacramenti. No, ce li ha dentro di sé. Secondo me questo succede con la comunione, come diciamo, no? Un'anima nella divina volontà è impossibilitata a poter ricevere Gesù nella Santissima Eucaristia per questo o per quest'altro impedimento. E allora Gesù dice: ma lo sai quante volte io mi consacro e ti consacro sacramentalmente nella divina volontà prima ancora che tu la comunioni? Lo dice anche per la confessione. Una volta Luisa gli quasi vuole fare questi casi, passa per tutti i sacramenti, per tutti, per la confessione, per la confessione ci passa in un altro volume e dice: Luisa stava tutta corrucciata perché il confessore le aveva negato la soluzione. Allora Gesù dice: entra nella mia divina volontà, nella divina volontà troverai tutti i sacramenti e gli effetti dei sacramenti e troverai anche la soluzione che ti è stata negata. Ovviamente gli è stata negata a Luisa non certo perché non c'era il pentimento del suo peccato o per quell'altra indisposizione dell'anima, ma perché il Signore aveva proprio disposto quel caso, quella mortificazione, affinché Luisa potesse capire che la divina volontà ce l'ha dentro il sacramento della confessione e ricevendo questa mortificazione che gli fosse negata la soluzione, capisse comunque che nella divina volontà e ce lo comunicasse a noi, ci sono tutti i frutti dei sacramenti e i sacramenti stessi. Allora, secondo me, noi qui, quando parliamo di queste cose, sia del battesimo, della confessione, dell'Eucarestia, il sacramento dei sacramenti, divina volontà che ci li ha tutti dentro, li contiene dentro, e i sacramenti, amministrati dai sacerdoti, possiamo fare tanti casi estremi in cui quasi vogliamo mettere alla prova questa verità, vogliamo testare questa verità col ferro e col fuoco, ci dice Gesù. Io ieri mi veniva in mente una cosa, dice, ed è questa: il compito nostro, forse come figli della divina volontà, non è tanto quello di andare a testare questi casi estremi. Noi sappiamo che la divina volontà è superiore a tutti i sacramenti e li contiene dentro. Allora, che cosa dobbiamo fare piuttosto? Adesso che ancora ce li abbiamo con noi, i sacramenti, perché forse magari in alcuni posti della terra magari ecco è sempre più difficile avere accesso a questi sacramenti, facciamo come diceva Vilma, no? Diciamo questo mentre leggiamo questo passo del volume 16, non è che lo leggiamo, facciamo gli atti. Allora ripariamo il più possibile, disponiamo il più possibile, diamo la divina volontà a tutte le creature, perché l'atto che nella divina volontà ha anche il potere di disporre le creature a ricevere i sacramenti. Quindi utilizziamo la potenza della divina volontà per disporre le creature, noi stessi, per riparare, per impetrare e per ringraziare Dio per ricevere il frutto completo dei sacramenti. Facciamo questo che è il nostro compito. E io penso che forse, non lo so, fra 200 o 300 anni verrà molto più chiaro in quello che ci dice Gesù adesso. Quando una cosa ce l'abbiamo tra noi non riusciamo neanche a capirne il valore, ma quando poi questa cosa ci viene negata, noi che facciamo? Saremo disperati se non possiamo ricevere Gesù nella Santa Messa. Diciamo: Gesù, dove possiamo? Non c'è più una chiesa dove possiamo riceverti, mi devo confessare, non ci sono più sacerdoti. Allora, quando ci troveremo, spero di no, quando ci troveremo noi, o forse noi figli dei nostri figli, in queste condizioni, speriamo di no, preghiamo di no, allora non avremo più necessità di discutere, ma andremo a implorare la divina volontà, perché in essa troveremo gli effetti dei sacramenti che ci saranno nel tempo e nello spazio negati. Per cui i casi scuola non li facciamo adesso, aspettiamo piuttosto ad applicarli quando ci sarà la storia a dovercelo dire. Non so se mi sono spiegata. Sì, era lei che si definiva. Sì, sì, no, grazie, io ti ringrazio, è proprio proprio per dire, io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto tu, e le ho viste sperimentate queste cose. Allora, piuttosto di parlarne nei cenacoli, perché c'è quella sorta di prudenza, oppure ci possono essere anime che magari non hanno
diciamo, ancora approfondito il valore, la potenza e la divina volontà, o forse pure noi non vogliamo essere imprudenti. Allora, Signore, io non voglio mettere in un secondo piano i tuoi sacramenti, non voglio far finta che io ne possa prescindere, perché io ne ho tantissimo bisogno, giorno dopo giorno, di confessarmi, di riceverti nell'Eucaristia, di rinnovare il mio battesimo. Allora utilizziamo la Divina Volontà per impetrare, per sostituire, per riparare, appunto, dicevo, non tanto per fare i casi estremi, i casi scuola, perché purtroppo questi, volendo o nolendo, si verificheranno, e da allora la Divina Volontà trionferà come fonte dei sacramenti, perché ce li ha dentro, e i figli della Divina Volontà potranno trovare in essa tutti i sacramenti che verranno negati, perché non ci saranno più storicamente magari le circostanze, speriamo di no, preghiamo di no, ma se dovesse succedere, e non è che Gesù non ce l'ha detto, allora utilizzeremo la Divina Volontà proprio per trovarli tutti dentro. Nel frattempo ripariamo, preghiamo, invochiamo, supplichiamo e troviamoci dentro la Divina Volontà. Scusate se mi sono ripetuta. In questo caso, quando hai detto, Marina, che Gesù pregava, supplicava per l'Apostolo, possiamo prendere quelle suppliche, quelle sue preghiere, quando qui ci dice che praticamente i sacerdoti sono dei novelli che fanno del male e che i battezzati praticamente non diventeranno cattivi. Noi prendiamo la preghiera di Gesù e ci portiamo insieme a Gesù, Maria e Luisa davanti al Padre con la sua preghiera, con questi sacerdoti che hanno fatto, che fanno e che faranno praticamente sia con un atteggiamento, esatto, benissimo, sempre un atteggiamento di anche Luisa, un atteggiamento di anime che vogliono essere innocenti e che vogliono sempre presumere l'innocenza. Anche Gesù, anche Gesù, quando Gesù si sfogava con lei e gli diceva i mali della Chiesa, Luisa quasi non ci voleva credere. E questo atteggiamento è l'atteggiamento che deve essere quello dell'anima nella Divina Volontà. Non tanto dire, sì, è vero, vedi, quello ha fatto questo, ma dire, ma Gesù, ma che stai dicendo? Ma chi è buono? Ma chi si salva? Ma chi? Senza di te, quasi lei volesse, appunto, perché quello è il suo compito, perché quello è il compito dell'anima nella Divina Volontà, come abbiamo letto nel primo passo di questa selezione, l'uccellino dice anche per salvare una sola anima quanto volentieri darebbe la propria vita. Allora noi presumiamo sempre l'innocenza dei sacerdoti, delle anime, di tutto, e utilizzando quelle stesse riparazioni di Gesù, come diceva Vilma, le diamo a tutti, quasi come antidoto, e se purtroppo non è antidoto perché già si è caduti nella colpa, come medicina, ma non lo dobbiamo dire noi se diamo l'antidoto o la medicina, lasciamo a Gesù decidere se quell'atto sarà un antidoto o una medicina. Benedire, noi lo vogliamo dare sempre come antidoto. Benedire e dire bene. Cerchiamo di non ascoltare queste cose quando ci vengono, benediciamo e basta. Sì, perché adesso è inutile dirlo, ma ci troviamo in un momento in cui tante sono le valanghe di informazioni. Ecco, anche il Vaticano ha emesso un comunicato, insomma, l'altro giorno, che diceva attenzione a certe frasi che vengono attribuite al Santo Padre, attenzione a certi siti che addirittura parlavano del Terzo Concilio Vaticano. Si tratta di quella satira parossistica in cui si inventano le cose. Legalmente non sono perseguibili, ma dicono delle cose quasi inventandosi delle favole parossistiche, dicendo il Concilio Vaticano III si è chiuso e il Papa ha detto ma con la nostra e le altre religioni faremo un po' sono delle cose talmente assurde, e purtroppo ci sono anime che ci cascano proprio perché dentro si è creato un ambiente di sospetto proprio nella Chiesa. Allora il nemico se ne approfitta e va a mettere tante di quelle
panzane, di quelle cose in giro, che serve a creare l'atmosfera di ostilità, di sospetto e di dubbio all'interno della Chiesa. Noi dobbiamo pregare per il Santo Padre, non dobbiamo giudicarlo perché ha dato il bacio alla musulmana col tatuaggio oppure no. Lasciamo che Dio faccia queste cose, noi manteniamoci nella verità e preghiamo, stiamo molto attenti perché queste sono c'è un veleno che serpeggia ed è dilagante e ci vuole mettere sfiducia, ci vuole far giudicare, ci vuole far separare, ci vuole far uscire dalla verità. Siccome queste cose che le ho sentite io, che non è che vado tanto in giro, penso che le avete sentite pure voi in giro, allora ecco, utilizziamo questo cenacolo bellissimo perché noi facciamo tanti atti con tanta diligenza, con tanta forza, sicuri che non si tratta soltanto di pie intenzioni, ma sono atti che si autoverificano per la potenza della divina volontà che anima questi atti. E allora facciamoli correre come antidoto a tutto ciò che vuole confondere i cristiani, che vuole far sviarci dalla verità, e anche se i mali ci sono nella Chiesa, perché Paolo VI l'ha detto, che il fumo di Satana si è infiltrato nella Chiesa, e se abbiamo un po' di sale in zucca, un po' di ragione, un po' di buon senso, basta che ci guardiamo intorno. Usiamo questi atti come antidoti, lasciamo che Gesù li faccia correre come riparazioni, come sostituzioni, ma non applichiamoli noi a seconda di quello che ci pare che sia dovuto, lasciamo che Gesù li applichi, diamoli a Lui e lasciamo che nell'economia universale, nella comunione universale degli atti nella divina volontà, il Signore li applichi a seconda che Lui vede la necessità. Noi dobbiamo avere gli sguardi di colombe, e anche se dobbiamo avere l'astuzia di quelli che possono schiacciare gli scorpioni, eccetera, però lo sguardo di colomba che deve presumere l'innocenza. E se noi guardiamo dentro la divina volontà, non abbiamo più il tempo né l'interesse di guardare fuori e vedere quello che si dice di chi o di che cosa. Se siamo troppo occupati, cioè abbiamo troppo da fare, come Carla, no? 25 ore al giorno, a fare atti nella divina volontà, perché ci possiamo fermare a queste cose, diciamo, inutili, di dire a chi deve andare quest'atto, qual è la creatura che deve essere corretta, qual è il ministro che deve che addolora la divina volontà piuttosto che quello che la esalta. Immaginiamo poi quando stiamo parlando del Santo Padre. Marina, un'altra cosa. Questo è il cibo che ci dà quell'altro perché ci vuole far perdere tempo a discutere tutte queste cose. Assolutamente sì. Un'altra cosa, Marina, può essere il nostro metro praticamente solo e soltanto l'amore? Solo e soltanto l'amore per poter prendere, se non ci dà amore una cosa praticamente non la tocchiamo, rifacciamo gli atti ma non ci mettiamo assolutamente in pista con quella cosa per guardarla, ma è bellissimo quello che dice Vilma, è proprio la grazia anche delle sofferenze che tu hai patito, ci insegna, ci dice in questo momento, come dice Gesù, l'anima che vive nella divina volontà, quando sta nella divina volontà capisce tutto, è eloquente, guarda in giro, conosce le cose, le prende, sta sguazza dentro casa sua, ma delle cose che non sono di volontà divina diventa balbuziente, incapace di intendere di volere, stupido, allora preghiamo che di tutto quello che non è divina volontà non ci capiamo un H, non ci vogliamo immischiare, non possiamo giudicare perché non ci interessa, consideriamo questo perdite di tempo e tutto quello che vogliamo fare invece è avere soltanto divina volontà e amore. E tutto il resto non è che non ci arrivano delle cose alla testa, ci arrivano, però usiamo le armi che ci dà il Signore, piuttosto che della persuasione linguistica, della diatriba, della discussione, della invettiva, usiamo gli atti potenti che ci dà, degli atti fatti nella divina volontà, questi che facciamo insieme, che sono meravigliosi e che siamo chiamati a fare
in ogni istante della nostra giornata. Grazie Dio. Ogni atto fatto nella divina volontà è un atto d'amore, quindi più atti facciamo, più amore mettiamo nella, in circolo. Sì. Sembra noi dobbiamo entrare in, in quella cosa che ci fa star male, cioè, dobbiamo capovolgerla e metterci amore e rifare comunque gli atti per siamo sempre stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, ce la stiamo dicendo, perché nel Cenacolo è bello poter pensare che nel Cenacolo, appunto, quando parliamo non è che c'è sempre, non è che ci devono essere sempre opinioni diverse, cose, è bello poter dire stiamo dicendo la stessa cosa, perché in realtà nel dire la stessa cosa noi ce la confermiamo a vicenda, la confermiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, e quindi stiamo facendo atti insieme. E secondo me il Cenacolo va sempre evolvendosi verso questo, non tanto andare a parlare o spiegare o delle verità, ma quanto utilizzare quelle verità per fare atti. Il volume 30 maggio del 32. Come la divina volontà cerca l'atto della creatura per formare la sua vita. Differenza tra i sacramenti e la divina volontà. Come essa è vita e quelli, cioè i sacramenti, sono gli effetti di essa, della divina volontà. Continuava la folla dei miei pensieri sulla divina volontà, scrive Luisa, ed avendo fatta la santa comunione pensavo tra me: qual differenza ci sta tra i sacramenti e la divina volontà? E il mio sovrano Gesù, rompendo i suoi veli eucaristici, si è fatto vedere e, dando un sospiro doloroso, mi ha detto: figlia mia benedetta, la differenza è grande tra l'una e l'altra. I sacramenti sono gli effetti della mia volontà, invece essa, la volontà divina, è vita, e come vita, con la sua potenza creatrice, forma e dà vita ai sacramenti. Forma e dà vita ai sacramenti. Ecco perché vuole finire. I sacramenti non tengono virtù di dar vita alla mia volontà, perché essa è eterna, né ha né principio né fine. Invece la mia volontà adorabile occupa sempre il primo posto in tutte le cose, e possedendo la virtù creatrice in natura sua, crea le cose e la sua stessa vita dove vuole, quando e come vuole. Si può dire la differenza, cioè danno un'immagine. La differenza che c'è tra il sole e gli effetti che produce il sole. Questi non danno vita al sole, gli effetti, ma ricevono la vita del sole e devono stare a sua disposizione, perché la vita degli effetti viene prodotta dal sole. E poi i sacramenti si ricevono a tempo, a luoghi e a circostanze. Il battesimo si dà una sola volta e non più. Il sacramento della penitenza si dà quando si cade nel peccato. Alla stessa vita sacramentale si dà una sola volta al giorno. E la povera creatura, in questa distanza di tempo, non sente sopra di sé la forza, l'aiuto delle acque battesimali che la rigenerano continuamente, né le parole sacramentali del sacerdote che la fortificano in modo continuo col dire «Io ti assolvo dei tuoi peccati», né trova nelle sue debolezze e cimenti della vita neppure il suo Gesù sacramentato che può prendere in tutte le ore del giorno. Invece la mia divina volontà, possedendo l'atto primario di vita e di poter dare vita, possedendo l'atto primario di vita e di poter dare vita, col suo impero tiene l'atto continuo sopra della creatura. In ogni istante si dà come vita, vita di luce, di santità, d'amore, vita di fortezza. Insomma, per essa, come vita, non esistono tempi, circostanze, luoghi, ore, non ci sono restrizioni né legge, specie che deve dare vita, e la vita si forma con atti continui, non ad intervalli. E perciò, nella foga del suo amore, col suo impero continuo, si può dire che è battesimo continuato, assoluzione non mai interrotta e comunione d'ogni istante. Molto più che questa nostra volontà,
fu data all'uomo nel principio della sua creazione come vita perenne abitante in lui. Questa era la sostanza, il frutto della creazione, la nostra volontà che doveva formare la nostra vita nella creatura. Allora, il frutto della creazione era che la volontà divina doveva formare la sua vita in noi, nelle creature. Con questa vita noi davamo tutto, non vi era cosa di cui lui potesse avere bisogno, che non potesse trovare in questa nostra volontà. Si può dire che avrebbe tenuto a sua disposizione tutto ciò che volesse: aiuto, fortezza, santità, luce, tutto veniva messo in suo potere. E la mia volontà prendeva l'impegno di dargli tutto ciò che voleva, purché l'uomo gli desse il dominio e la facesse abitare nell'anima sua. Perfetto, quindi. Appunto, l'uomo deve dare il dominio alla divina volontà e farla abitare nell'anima. Perfetto. E allora lei ha tutto, tutto ciò che ha disposto. E quindi vedi? Perciò i sacramenti non erano necessari di istituirli quando fu creato l'uomo, perché nella mia volontà, possedendo il principio e la vita di tutti i beni, i sacramenti, come mezzi di aiuti, di medicina e di perdono, non avevano nessuna ragione di esistere. Ma quando l'uomo respinse questa nostra volontà, la quale ritirandosi, esso restò senza vita divina, quindi senza la virtù alimentatrice, senza l'atto continuo di ricevere nuova e crescente vita, e se non moriva del tutto, erano gli stessi effetti a secondo le sue disposizioni, circostanze e tempi gli dava la mia divina volontà, che a seconda le disposizioni, circostanze, mezzi e tempi gli dava la mia divina volontà. Ora, vedendo la nostra paterna bontà, che l'uomo andava sempre più precipitandosi, per dargli un sostegno, un aiuto, gli diede la legge come norma della sua vita. Perché nella creazione non gli diede né legge né altro, se non che la mia volontà divina, la quale col dargli vita continua gli dava in natura la nostra legge divina, in modo che doveva sentirla in se stesso come vita propria, senza aver bisogno che noi gli dicessimo e comandassimo. Molto più che dove regna la mia volontà non ci sono leggi né comandi. Le leggi sono per i servi, per i ribelli, non per i figli. Tra noi e quelli che vivono nel nostro volere si risolve tutto in amore. Ma con tutta la legge l'uomo non si rifece. E siccome il nostro ideale della creazione era stato l'uomo, e solo per lui tutto fu fatto, perciò voglì venire sulla terra in mezzo a loro e per dargli appoggi più validi, medicine più salutari, mezzi più sicuri, aiuti più potenti, istituì i santi sacramenti, e questi agiscono a tempi e a circostanze, a secondo le disposizioni delle creature, come effetti ed opere della mia divina volontà. Questo passo nel volume 30 è come una specie di chiusura, è come una specie di stendardo, di bandiera in cui la divina volontà reclama i suoi diritti e si erge come fonte di tutto e di tutti, anche delle cose più preziose che Gesù ha dato nella redenzione, e che spesse volte noi le vediamo come fine a se stesse e ci scordiamo che sono mezzi. E immaginiamoci che così come nell'Antico Testamento Dio si è sempre manifestato con i simboli della creazione, no? Allora, così pure, come avrebbe potuto fare Gesù con i poveri apostoli e con la Chiesa nascente, che non ci capivamo nulla? Avevamo bisogno, abbiamo ancora ad oggi bisogno di toccare, di sentire, di avere dei simboli, di avere degli strumenti, e quindi l'acqua benedetta, addirittura il pane e l'acqua per l'ostia santa, oppure la stola del ministro. Nella redenzione Gesù deve manifestare e dare a goccia, a seconda delle disposizioni delle creature, gli effetti della sua divina volontà, e lo fa attraverso questi sacramenti che egli ha istituito. E nel regno della redenzione
proprio essi si ergono quasi come a passaggi necessari per la salvezza, quando in realtà essi sono strumenti, cioè sono, ci scordiamo che sono mezzi e li vediamo come, quasi come fossero fine. Tant'è vero che spesse volte, quante volte non si ricevono i sacramenti senza disposizione, ma si dice: ah, mi sono andato a confessare, ah, mi sono fatto la comunione, come se quello fosse il fine, il solo fatto di aver ricevuto questo sacramento io assumo che mi debba dare dei frutti o che mi metta in ordine con Dio, quando in realtà potrebbe non farlo, anzi potrebbe fare tutto il contrario. Allora Gesù reclama qui il diritto e la supremazia della sua divina volontà sopra i sacramenti, sopra la legge, perché ovviamente senza il peccato non esiste, non c'è bisogno della legge. Allora, siccome però c'è il peccato, noi continuiamo, vogliamo seguire le leggi, vogliamo ricevere i sacramenti, e le anime che vivono nella divina volontà vogliono ricevere i sacramenti assiduamente, ancor più assiduamente, sempre di più, non mai prescindere da essi. Un'anima che vive, che vuol vivere nella divina volontà e dicesse: nella divina volontà li trovo questi sacramenti, non ne ho bisogno, in quel momento è fuori, si è tradita, non ha, dice il contrario di quello che la divina volontà dice. Allora noi li vogliamo ricevere perché proprio nella divina volontà possiamo fare in modo che questi sacramenti ricevuti nella divina volontà producano l'effetto per cui sono stati istituiti. La comunione, dice Gesù, doveva essere un cibo per i sani, non un cibo per i malati. Allora vogliamo ricevere tante e tante volte la comunione, sempre più nella divina volontà, affinché per noi e per tutti questo sacramento possa raggiungere il suo scopo, quello di darci non soltanto le medicine, il cerotto, la compagnia, la consolazione, la sgridata, ma il cibo continuo divino della vita della divina volontà che mai si interrompe. E allora può darsi anche che Gesù li terrà i sacramenti fino a quando essi non avranno compiuto lo scopo per cui sono stati istituiti. E allora fino a quel momento, e cioè fino alla fine, dobbiamo riceverli sempre con il desiderio e con l'atto nella divina volontà che essi possano compiere lo scopo per cui sono stati istituiti. Quindi non soltanto il perdono del peccato e la soluzione, ma lo sbandire il peccato dalla faccia della terra. E lo stesso pure per la cresima, la confermazione, che ci dia la forza, la potenza degli atti fatti nella divina volontà, che sono il vessillo dello Spirito Santo che si muove in ogni atto, e quindi non soltanto nel sacramento della cresima una volta nella vita, ma c'è l'esercito continuo degli atti nella divina volontà in cui lo Spirito Santo ci vuole mettere la pienezza di tutti i doni, la pienezza della conoscenza, della comprensione, della sapienza, del consiglio, del santo timore di Dio, della pietà e della fortezza. E così per ogni sacramento. E possiamo continuare a leggere se vuoi. Ma con tutta la legge l'uomo non si rifece, e siccome il nostro ideale della creazione era stato l'uomo, e solo per lui tutto fu fatto, perciò voglio venire sulla terra in mezzo a loro, e per dargli appoggi più validi, medicine più salutari, mezzi più sicuri, aiuti più potenti, istituì i santi sacramenti, e questi agiscono a tempi e a circostanze, a seconda delle disposizioni delle creature, come effetti ed opere della mia divina volontà. Ma se con tutto questo gran bene l'anima non fa entrare la divina volontà in essa come vita, avrà sempre le sue miserie, una vita di mezzo, sentirà al vivo le sue passioni. La santità, la stessa salvezza, sarà sempre pericolante, perché solo la mia volontà, che si dà come vita continua, forma il dolce incanto alle passioni, alle miserie, e si forma gli atti opposti di santità, di fortezza, di luce, d'amore nei mali delle creature.
in modo che il volere umano, sentendo il dolce incanto, sente scorrere nei suoi mali il bello, il buono, il santo dell'atto continuo di vita che sotto il suo soave e dolce impero le dà la mia volontà e si lascia fare ciò che essa vuole. Perché un atto continuo che dà vita perenne non può mai farsi raggiungere da altri atti, aiuti e mezzi, per quanto forti e santi, a fare il bene che può fare un atto continuo. Perciò non c'è male maggiore che la creatura può farsi, né torto più grande che può fare alla nostra paterna bontà, che non far regnare la nostra volontà in essa. Lasciamo la nostra volontà, prendiamo la tua per continuare a leggere il Signore Gesù. Sì, Gianni, si mette nella tua volontà, insieme a te, lasciamo la nostra volontà nella tua, prendiamo la tua volontà di Dio per leggere e continuare a fare quello che tu stai facendo, Signore. Entriamo. Vengo nell'atto tuo per fare quello che stai facendo, Signore Gesù. Soprattutto prendiamo i pensieri di Gesù per poter cambiare nella volontà i pensieri degli altri, di tutti, i nostri e quelli degli altri, certo, proprio questo è portando di volontà, cambiare gli sguardi, il parlare, e cambiare noi significa poi dare vita a queste vite nuove, quindi nuovi pensieri di noi. Non più umani, anche se vuole. Scusate, io vorrei una domanda. C'è una mia amica che si è sposata senza la cresima. Ho detto, sono rimasta. Sono rimasta sbalordita. All'epoca non conoscevo la Divina Volontà, quindi ho detto, ma come mai il sacerdote non poteva sposarti senza la cresima? Ah no, era un nostro amico, ha sposato uguale. Ora io come posso nella Divina Volontà riparare a quest'atto del sacerdote principalmente, oltre che della mia amica, anche se le ho detto preparati, vatti a cresimare, ti cresimo io, ha rifiutato. Come posso riparare? Così come stiamo facendo adesso. Ecco. Così come stiamo facendo adesso, Signore, entro nel sacramento della cresima, in cui, nell'ordine della grazia, in cui lo Spirito Santo si vuole riversare su ciascuno di noi con il suo dono settemplice, con i sette doni che ci vogliono rendere tempi di sapienza, di fortezza, di conoscenza, che ci vogliono rendere fermi, che ci vogliono santificare. Per questo il matrimonio è talmente così un sapimento importante, ma ha bisogno di talmente tanti aiuti, che la cresima ci è necessaria prima del matrimonio, perché dice, vieni Spirito Santo, vieni a formare la tua fortezza in me, sai a quanti pericoli noi saremo esposti. Allora, purtroppo però si vede oggi come sia una sorta di tassa da pagare. Ah, mi devo sposare, a prima mi cresimo. Allora, a un certo punto è meglio non cresimarsi, voglio dire, per non prendere in giro lo Spirito Santo. Io mi ricordo una volta che nella cattedrale qui, nel nostro paese, c'era appunto delle coppie che si dovevano sposare, cioè c'erano delle preparazioni per la cresima, alcuni erano individuali, ma la maggior parte delle persone che si andavano a cresimare oggigiorno erano coppie che la dovevano fare come una sorta di timbro, di passaggio, uh-huh. quello è un affronto atroce, uh-huh. E a un certo punto da parte degli educatori, da parte dei sacerdoti, è molto importante che si faccia capire che la cresima non è soltanto una tassa da pagare per poi potersi sposare, ma è un sacramento che ha una sua vita di per sé, indipendentemente dal matrimonio, anche se è molto importante proprio perché la vita di coppia nel matrimonio si possa svolgere in ordine a Dio. Ma mi ricordo che iniziamo questa preparazione i ragazzi vennero messi di fronte al muro con questa domanda, dice, ma tu perché ti vuoi cresimare? E molti con candore, se vogliamo dire, disse, ma perché mi devo sposare? Allora però iniziando a parlare di quello che è la cresima, di quello che è lo Spirito Santo,
Mi ricordo che ce ne fu uno che dice: no, adesso ho capito che la cresima è importante, io la rimando all'anno prossimo. E quindi, magari la parrocchia poteva vedere questo come una sconfitta, dice: oh no, abbiamo perso un cresimando, quando in realtà era una gloria, perché questo ragazzo aveva compreso l'importanza, aveva deciso di non voler accostarsi a quel sacramento come una formalità, ma aveva compreso la necessità di doversi ancora preparare, di andarsi a conoscere l'amore dello Spirito Santo, pregarlo, supplicarlo e ricevere le disposizioni e il desiderio di voler ricevere il sacramento, non come una tassa, una formalità o altro. Quindi è bello questo che tu ci poni nell'attenzione, perché ci dà ancora più un altro stimolo per poter applicare proprio quel 5 novembre 1923, che è i gemiti terribili dello Spirito Santo in tutte nell'amministrazione dei sacramenti, e poterlo fare anche per il sacramento della cresima. Adesso se questa persona è sposata e non ha ricevuto la cresima, ecco, magari è importante far capire a questa persona che cos'è il sacramento della cresima. Magari il Signore le vuole dare l'opportunità di accostare il sacramento come magari non avrebbe fatto altrimenti, perché adesso non è che ha una ragione formale, ma è una ragione volontaria. Dice: io per vivere non solo la vita del matrimonio, ma la vita individuale da cristiano, ho bisogno dello Spirito Santo, ho bisogno dello Spirito in bocca, che in ogni istante che lo invoco mi rinnovi in me i suoi doni. Ecco, ricevere la cresima nella divina volontà o fare la riparazione nella divina volontà per il sacramento della cresima non è altro, è proprio dover dire a Gesù e allo Spirito Santo: Gesù, io ti voglio, Spirito Santo, ti voglio ricevere e voglio chiamarti nei cuori di tutte le creature a riceverti come ti ha ricevuto Nostra Madre Santissima. Perché Maria Santissima era già sposa dello Spirito Santo, era una con lo Spirito Santo, e ricevendo la Pentecoste si è prodotta una estasi di amore e un'esplosione infinita in cui lo Spirito Santo si è incoronato in Maria Santissima con la pienezza di tutti i doni, non che non ce li avesse già prima, ma proprio come compimento dei frutti di questo sacramento, per darsi come esempio a tutte le creature. Allora Gesù dice: Spirito Santo, vieni, quando invochiamo lo Spirito Santo, vieni creato lo Spirito, ti voglio ricevere come ti ha ricevuto Maria Santissima nel momento della Pentecoste. E questa preghiera la facciamo anche per questa amica, però per poter ricevere lo Spirito Santo come lo riceve Maria Santissima dobbiamo conoscere la Divina Volontà. E allora forse è questo che tu puoi aiutare la tua amica, le fai conoscere la Divina Volontà, l'importanza della potenza della Divina Volontà e come lo Spirito Santo desidera effondersi su di noi con tutta la pienezza dei suoi doni, non come un pugno in faccia, non come una sberla che lui ci dà una fiamma e noi gli rispondiamo con uno sputo, con una sberla. Come dice Gesù, i gemiti inenarrabili dello Spirito Santo. Ci immaginiamo lo Spirito Santo che scende su ogni creatura nel momento dell'amministrazione di ogni sacramento, scende lì con tutti i suoi doni, con tutto il suo amore, e riceve una porta in faccia. Comunque grazie. Può fare anche questa preghiera, la possiamo fare anche tutti praticamente. Quello che hai detto tu, no? Che Maria, se vogliamo ricevere in me e in tutti, dicendo in me e in tutti, e particolarmente lei per questa creatura, sì, come la mamma ha ricevuto lo Spirito Santo nel momento della Pentecoste. Magari, sì, perché i sacramenti compiono lo scopo fondamentale, che è quello di alimentare in noi la vita divina, se vengono ricevuti nella Divina Volontà.
Per quando ci andiamo a fare la comunione ogni giorno diciamo: vieni Maria Santissima, vieni a ricevere Gesù in me, come l'hai ricevuto Gesù, per dargli amore, per ricevere la sua vita e per proteggerlo, ripararlo, ricevere tutto quello che lui vuole darci e dargli tutto in ricambio. Ecco, se ci immaginiamo Maria Santissima a ricevere la comunione in quelle prime celebrazioni dell'Eucarestia, o con gli apostoli o con i discepoli nascosti dentro, fuori, ci possiamo immaginare che cosa era per lei non avere più suo figlio vicino, presente sulla terra, ma poter quasi consolare la sua ambascia di averlo così lontano tramite il sacramento della Santissima Eucaristia. Per lei ricevere l'Eucaristia era proprio ecco, l'unione della creatura nella divina volontà, pienamente con il suo Dio in corpo, sangue, anima e divinità. Con questo atto possiamo riparare anche per tutti quelli che l'hanno ricevuto questo sacramento, ma non nella maniera dovuta, insomma. E certamente quest'atto lo dobbiamo fare, moltiplicare per noi e per tutti. È importante forse iniziare il cenacolo insieme a Maria, insieme agli apostoli, a tutti i santi, i beati, e stare in quell'atto in cui Maria riceve lo Spirito Santo. Bellissimo. E quindi bellissimo. Prima di iniziare il cenacolo, iniziarlo in questa maniera, che scenda fortemente su di noi e su tutte le creature. Lo stiamo facendo adesso, sappiamo che l'atto nella Divina Volontà si diffonde in tutte le direzioni, passato, presente e futuro. Allora lo Spirito Santo ci ha in questo momento arricchito, Maria Santissima è entrata con prepotenza in questo atto, perché lei c'ha l'atto primo in ogni sacramento, e allora in questo momento ci vuole fortificare e ci vuole dare la forza, l'amore materno che ci aiuta a ricevere i sacramenti, a pregare per le altre creature così come lo fa lei. Perciò non c'è male maggiore che la creatura può farsi, né torto più grande che può fare la nostra paterna bontà, che il non far regnare la nostra volontà in essa. Se stesse in suo potere, ci indurrebbe a distruggere tutta la creazione, perché la creatura fu fatta che doveva essere nostra abitazione, e non solo essa, ma tutte le cose create, cieli, sole, terra, tutto, essendo opere uscite dalla nostra altezza suprema, teniamo il diritto di abitarle, e con l'abitarle le conserviamo con decoro, belle e sempre nuove, come nell'atto che le uscimmo alla luce. Ora la creatura, col non fare la nostra volontà, ci mette fuori dalla nostra abitazione. Succede a noi come succederebbe a un ricco signore che, volendosi fabbricare un grande bello palazzo, quando l'ha finito va per abitarlo e gli si chiudono le porte in faccia, gli si lanciano le pietre addosso, in modo che è costretto a non mettergli il piede dentro. Ed un non poter abitare la stessa abitazione da lui formata non meriterebbe che fosse distrutta da colui che l'ha formata? Ma non lo fa perché ama l'opera sua, ma aspetta e riaspetta chissà che la può vincere in amore, e da se stessa gli apra le porte per farlo entrare col dargli la libertà di farlo abitare. Pazienza, signore. Pazienza, misericordia. In tale condizione ci mette la creatura col non far regnare la nostra volontà nell'anima sua. Ci chiude le porte in faccia e ci lancia le pietre delle sue colpe contro di noi. E noi, con pazienza invitta e divina, aspettiamo, e non volendo la creatura in sé la nostra volontà come vita, con paterna bontà gli diamo gli effetti di essa, quali sono le leggi, i sacramenti, il Vangelo, gli aiuti dei miei esempi e preghiere. Ma tutto questo gran bene nessuno lo può eguagliare al gran bene che può fare la mia volontà come vita perenne nella creatura, perché essa è tutta insieme legge, sacramenti, Vangelo.
Vita significa tutto, poter dar tutto e possedere tutto. E ciò basta per poter comprendere la gran differenza che c'è tra la mia volontà come vita continua della creatura e tra gli effetti suoi che può produrre non in modo perenne, ma a circostanze, a tempo, negli stessi sacramenti. E sebbene gli effetti possono fare gran beni, tuttavia mai possono giungere a produrre tutti i beni che può produrre la vita della mia volontà divina regnante e dominante nella creatura. Perciò sii attenta, figlia mia, e dalle la santa libertà di fare ciò che vuole nell'anima tua. In questo passo, come in tanti altri, ma adesso questo che proprio ci ha illuminato, in cui Gesù proprio, ecco, quasi a volerci scandalizzare, no? Veramente ci mette davanti la verità, il sole della divina volontà, ci fa capire che cosa ci abbiamo per le mani, di cosa stiamo parlando. Come la divina volontà sia la fonte di tutto, della redenzione, dei sacramenti, del Vangelo, di tutto. Allora non c'è cosa più importante, stai attenta figlia mia, dai la divina volontà la santa libertà di fare ciò che vuole nell'anima tua. Allora in questi passi si vede veramente come Gesù proclami la dottrina della sua divina volontà e dice: non si può comparare con nessun'altra cosa che è stata scritta in passato, con nessun'altra rivelazione o santità del passato. È qualcosa di nuovo e di sempre antico, perché è quello che uscì dalle mani del Creatore per darsi ad Adamo e a tutta la sua progenie, è la cosa più grande. E quindi è importante che noi ci troviamo, mettiamo di fronte a questa divina volontà come davvero alla unica dottrina pura, la dottrina santa, la dottrina che non si può mischiare con niente altro. Non la possiamo mischiare con altre cose, perché non vi si mischia, sta al di sopra come l'olio, che non si mischia con il resto, ma sta sopra e brilla. E allora faccio una considerazione a latere che non riguarda il cenacolo adesso, però in generale è quasi una riflessione. A volte, per voler far conoscere o proclamare la divina volontà, possiamo quasi cadere nel rischio di diluirla. Dice, io la si presenta quasi in modo dottrinale, alla luce della patristica, delle santità del passato, delle rivelazioni ad altri santi, quando Gesù ha detto: io con altri ho fatto un'altra cosa, con te devo fare quest'altra. Allora, spesse volte, non dico spesse volte, penso poche volte, perché sono pochi quelli che sono in grado di farla, gli eruditi che sono in grado di fare ciò, però stiamo attenti, non diluiamo la divina volontà, che quasi con il voler far servizio alla divina volontà la si disonora se la si vuole mischiare, quasi per farla, quasi per, come dire, come diceva Gesù, dice... Il confessore voleva a tutti i costi che gli altri credessero quello che Gesù stava compiendo a Luisa. E allora per fare ciò, quasi come volesse mettere in mezzo altre cose che non c'entravano proprio niente con l'opera che Gesù ha fatto a Luisa. Allora stiamo attenti che non facciamo onore alla divina volontà se la mettiamo e la inseriamo e la armonizziamo con... altre teorie i vari predicamenti dalla teologia mistica, speculativa e quant'altro. La dottrina della divina volontà è perfetta in se stessa, il linguaggio della divina volontà è un linguaggio suo che non possiamo inquinare, che non possiamo diluire con altri modi del passato.
e quindi a rischio, quasi volendo per servire la divina volontà in modo quasi umano e intellettuale, corriamo il rischio, non dico noi, ma dico in genere, anche noi, di disonorarla. Non so se mi sono spiegata. Sì, io per esempio avrei questa domanda, dato che mi capita spesso che le mie amiche dicono: ma che cos'è questa divina volontà? Perché magari sanno che vengo qui. E io mi trovo in difficoltà, dico: scusami, sai, me la cavo così, dico: Dio mio, perdonami, ma dico: guarda, io sono l'ultima arrivata, so che ci sono delle cose meravigliose e tutto ciò che è sofferenza bisogna offrirle a Lui, tutto bisogna fare nella Sua volontà. Altro non ti so dire, dovresti venire a sentire anche tu, perché magari io sono ultima, quindi sto imparando molto. Però mi viene difficile dire cosa fa, cos'è la volontà divina. Come la devo cavare in questo caso? La vita di Dio è noi. E Gesù in ogni circostanza se la cava, a seconda di quello che me che vuole dire, che vuole, l'importante è che noi ecco, diciamo, ci rendiamo così disponibili e poi sì, chiedere allo Spirito Santo. Sì, io, e poi magari tu alla tua amica puoi dare qualche sì, io per esempio metto in pratica con la mia esperienza di vita, nel senso che accetto tutto quello che ho, ma non è solo accettare, di, no, nel senso di offrire a Lui la mia sofferenza, perché schiodo Lui dalla croce, per esempio, a modo mio, forse sì, sbagliato. Sì. Sì, vabbè, questo è quello che in realtà dovremmo fare tutti, ma non a modo nostro, ma al modo divino. Tu sì, giustamente dici, lo fai e chiede alla stessa divina volontà di unire le pene a quelle di Gesù, di modo che si dia un valore divino alle pene sofferte qui sulla terra, perché sono la ripetizione della passione di Gesù. E certo, tutto quello che nel nostro piccolo possiamo fare e anche condividere parte degli scritti con le altre creature. La mia considerazione paradossalmente non era destinata, e non è che io adesso voglio lanciare dei messaggi oppure fare delle critiche eccetera, però non era tanto a dire a destinata alle creature che sono piccole e non sanno come spiegarsi, ma alle creature che sanno tanto, che ci hanno i dottorati, che sono dei grandi teologi e che creano manuali di volontà divina dove si vogliono mischiare le verità della divina volontà con altre cose che invece sono, che non c'entrano niente, oppure che sono frutti ed effetti della divina volontà. Se noi mischiamo la fonte con gli effetti non ci capiamo più niente. Allora la divina volontà qui in questo passo ci ha dato proprio una sberla di luce e dire: vedete che differenza c'è tra la fonte e gli effetti? Eppure gli effetti, il Vangelo, i sacramenti sono tutta la redenzione, eppure vedete che differenza c'è. Allora ecco, sarebbe bello che ecco, manteniamo, come dice Gesù, così come per la redenzione, tante cose si sono scritte, tanti commentari si sono fatti ai Vangeli, ma senza mai discostarsi dall'origine, e se vi sono e si sono discostati dall'origine, sono rimasti nell'oscurità più totale. Lo stesso sarà per la divina volontà. Quanti commentari, quanti manuali, quante spiegazioni, quante tesi, quanti dottorati, quanti commenti ci vorranno scrivere, non mancheranno, ma dovranno sempre mantenersi nella fonte pura, originaria, del linguaggio terso, schietto, semplice, divino, della divina volontà, altrimenti col rischio di, cioè col desiderio magari umano di volerla diffondere, la si disonora, perché la si mischia con l'umano e quasi si vuole offuscare la sua luce abbagliante. Bisogna quasi avere il coraggio di dire: ecco, la sua luce è abbagliante, invece di dire: adesso la rendo meno abbagliante così diventa più digeribile. No, la sua luce è abbagliante e basta. Questo è facile per gli ignoranti dire: guarda, questa luce è abbagliante, ma per chi sa molto è difficile dire questa luce è abbagliante, perché si ha sempre la tentazione di volerla rendere un po' meno abbagliante, così la si può presentare in modo umano. Grazie.
Ma vedi, anche ai dottori della Chiesa bisogna dare in mano per forza gli scritti. Forse fare forse una cernita dei brani, anche se il Signore è dato gradualmente nella spiegazione. No, guarda, Carla, io conosco alcuni. Perché sì, lo capisco. Cioè, capisco anche però la parte, adesso siamo chiari, non stai parlando di Padre Joseph e di altri del genere. No, no, io non sto parlando di questo, di quest'altro, però lo dice Gesù. Siccome sta portando avanti adesso appunto questo discorso, la tesi, eccetera, con tutto ciò che ha fatto, perché vuole portarlo per forza, secondo lui l'ha scoperto un metodo grandissimo, lo vuole mettere nella Chiesa, tra i grandi teologi. Allora, però, paradossalmente, per metterla nella Chiesa la si diluisce, perché si va, per esempio, ci sono delle affermazioni del tipo: mi pare che tra gli scritti di Luisa quelli maggiormente dotati di indulgenza sono le ore della passione. Sì, ma che senso ha questa? Allora, oppure mischiarla per forza con altri mistici o con altre situazioni di spiritualità proprio per renderla accessibile. Allora si vuole fare questa grande missione universale di rendere Luisa conosciuta e accessibile, quando in realtà non si fa altro che dare picconate sulla purezza e sulla assoluta purezza e radicalità della dottrina della divina volontà, che se abbaglia, abbaglia, bisogna avere il coraggio di dire che abbaglia e non volerla mischiare con il semolino per farne qualcosa di più digeribile. Sì, anche il fatto di voler per forza correlare, cioè, come la continuazione di, sì, era continuazione di tutto ciò che Dio ha preparato prima. No, è la continuazione, ma chissà perché poi mi infuoco talmente, è la continuazione, ma Gesù dice, quando Luisa mette fuori gli altri santi e dice, scusa, con gli altri, con loro ho fatto quello che dovevo fare, certo. Ma che miracoli, ma che pensiero di peccati, con loro ho fatto quello che dovevo fare, con te sto facendo qualcosa di nuovo, lascia andare avanti la terra, sto preparando il regno della divina volontà. E allora stiamo attenti, non è che dobbiamo giustificare la dottrina della divina volontà, la dottrina della divina volontà non deve essere giustificata, invece questa apologia del giustificare, quasi del tiriamo laggiù, la si vuole tirare giù, anziché innalzarci noi, la tiriamo giù a lei. Questo altro che servizio alla divina volontà, pare che facciamo un servizio alla Chiesa perché la rassicuriamo, dice, vedi, noi sta tutto nella Chiesa, rassicuriamo tutto, ma in realtà impediamo che la Chiesa si innalzi e si divinizzi dove Gesù la vuole portare, invece noi portiamo Gesù giù dove stiamo noi, nella nostra zona di conforto, nella nostra zona di sicurezza, nei nostri paletti di conoscenza o supposta tale. Per me questa è una cosa gravissima, gravissima proprio. Dobbiamo veramente rimanere alla fonte degli scritti, non c'è erudizione, non c'è conoscenza teologica che possa giustificare una diluizione della purezza della dottrina della divina volontà. E questo mi è venuto, questo, proprio perché ci siamo talmente abbagliati con questo scritto in cui Gesù ce lo dice proprio, cioè, ma lo vuoi capire che la divina volontà è la fonte dei Vangeli? Allora, che è vero che la terra sia impreparata, che è vero che noi non siamo ancora disposti, questo è verissimo, ma il fatto che la terra non è ancora preparata e che noi non siamo ancora disposti non è motivo che giustifichi la edulcorazione, quasi la contaminazione della dottrina della divina volontà con cose umane, con cose che invece non fanno parte del suo linguaggio. Per me questa è una cosa grave, perché si nasconde dietro servizio alla Chiesa, quando in realtà poi si fa tutto il contrario. E se poi si dice che il sacerdote solo è colui che può, gli scritti della divina volontà sono destinati principalmente alla gerarchia, ho avuto la sfortuna di leggerla questa frase con i miei occhi, che gli scritti della divina volontà siano destinati principalmente alla gerarchia della Chiesa. Che la deve... Allora, questo che cosa vuol dire? Che si mettono dei paletti, delle barriere, dei muri tra l'anima
è Dio. Allora la divina volontà è proprio la comunione perfetta dell'anima più ignorante, della più stupida, e bisogna avere il coraggio e anche l'umiltà di dover dire: divina volontà, tu puoi fare grandi cose, soprattutto nei piccoli, negli umili, di quelli che sanno di non sapere. Questo non vuol dire prescindere dai ministeri della Chiesa, dalle strutture e i ministeri della Chiesa e dal sacerdozio ministeriale. Assolutamente no, non vuol dire. Però stiamo attenti a non ingabbiare la dottrina della divina volontà, per renderla più maneggevole, organizzativa, che diventi poi uno strumento di conferenze e di, non lo so, condivisione di teorie e tutto quanto. Non lo so perché siamo usciti a questa cosa qui, però mi sembra una cosa importante da dire, ecco. Anche perché adesso magari ce ne sono due o tre di questi commentari eruditi, magari nel futuro, così come nella redenzione ne sono usciti tanti di commenti al Vangelo, eccetera. Gesù lo dice nel volume, adesso non mi ricordo esattamente quale volume è, ma lo possiamo trovare e leggere insieme. Dice: così come nella redenzione sono state scritte tante cose riguardo e attorno ai Vangeli, così pure nella Divina Volontà stanno scritte un sacco di cose riguardo, attorno, circondando, concernente la Divina Volontà, la dottrina pura sta dentro queste verità. Allora, è anche poi importante avere l'umiltà di ritornare sempre nella fonte degli scritti, che sono appunto gli scritti di Luisa, nella gradualità e nella progressione con cui Gesù li ha dati. Perché se Gesù nel volume 15 ha fatto scrivere a Luisa un passo sull'abbandono e poi un passo sulla perseveranza e poi un passo sull'immacolato concepimento e poi ancora quasi senza capo né coda, questo però è solo sapienza infinita che mette dei mattoncini che sembrano uno diverso dall'altro, ma poi alla fine servono a costruire un edificio con di infinita sapienza. Quindi rispettare gli scritti, rispettare la fonte originaria degli scritti e non scriverci sopra e non farci troppo delle presentazioni sopra è una cosa importante. Secondo me i figli della Divina Volontà non sono soltanto i fruitori delle verità nel vivere del Divino Volere, ma nella Divina Volontà loro devono anche proteggerle, queste verità. E allora rimanere nella purezza della dottrina della Divina Volontà. Grazie Maria. Scusate se non ha senso, se non sono cose senza applicazione che ho detto in questo momento, però ho sentito di dirle. Per essere onesti, Carla, inutile, è ovvio che il riferimento a quello che dicevi tu c'era. Però non è esclusivo a quello, è a qualsiasi tentativo in cui si voglia, dire quasi che sia il riassunto, si può fare il manuale, ma se Gesù ci ha messo 36 volumi e non ha ancora finito e finiremo per l'eternità di ricevere le sue verità, com'è che possiamo fare un manuale di 14 pagine sulla Divina Volontà? È ridicolo, no? E allora l'importante è accorgersi di queste cose e senza giudicare, ma restiamo sulle origini, restiamo sulla fonte. Restiamo su quello che è certo, sul dogma, cioè sulla certezza, come dice la Chiesa. Ma dice Gesù in maniera connaturale. O vivere soltanto appunto gli atti interiori e lasciare che lo Spirito Santo faccia lui, agisca lui, diffonda lui nella Chiesa. Assolutamente, facendolo come lo si fa noi semplicemente, ma secondo me a volte l'eccesso di zelo può
non lo so, voglio dire, ognuno ha il suo compito, facciamo quello che è il nostro compito e qualsiasi cosa facciamo, restiamo e nel restare difendiamo la purezza incontaminabile delle verità del vivere e del volere, i cui caratteri sono caratteri di luce che vanno, come dice Gesù, a tappezzare le mura della celeste Gerusalemme. Immaginiamoci se io devo farci ragionamenti con questa, rispetto a questa mistica, rispetto a questa teologia, rispetto a quest'altra cosa. Allora, qui siamo nella fonte del tutto, o ci inchiniamo e caliamo la testa e adoriamo queste verità, oppure non restiamo nell'umano. E questa è un'esortazione mia, diciamo, per me o in generale, non certo a voi come persone, diciamo. È una preghiera universale che stiamo facendo. Ecco perché bisogna fare gli altri interiori e basta. Ecco, ecco perché, come dice Carla, giustamente, anziché la penna, anziché il manuale, usiamo le armi potenti, che sono quelli degli atti interiori. Eh sì, è solo quelli. Assolutamente, solo quelli. Sì, perché sentono così o no? Però alcuni sacerdoti riconoscono, per esempio il seminario. Assolutamente, e preghiamo sempre di più perché tutti i ministri di Dio, accolgano sempre di più la divina volontà e se ne facciano araldi. Proclamatori. Sì, no, non me lo fanno in silenzio alcuni sacerdoti, perché sanno. Certamente, certamente, assolutamente. Era soltanto una preghiera per noi di adorazione della purezza di questa luce, di queste verità, e quindi un desiderio, una preghiera di voler dire, diciamo, che queste verità devono sempre restare nella loro lucentezza sfolgorante.